Messia Deguale, la causa dei Marun ha trovato un alleato in te. Augustin ti ammira moltissimo. Purtroppo non so per quanto ancora potrò restare, ma i Marun sono guerrieri eccezionali. Augustin mi ha dato tutto quello di cui ho bisogno per poter ritornare dai miei confratelli. Forse mi devi un pacco, allora. Lo terrò ancora per un po', per sicurezza. Non sei un uomo di parola. Ti avevo detto magari... Non ricordi? Hai una pessima opinione di me. Al contrario. Sei rimasta libera in mezzo ai francesi, con la saggia gestione di un bene indispensabile. Ti rispetto per questo, ma non posso fidarmi così presto di una persona tanto furba. Hai l'occhio lungo e una lingua suadente. Visto che non intendi fornirmi l'unica cosa che voglio davvero... Spero che mi dimostrerai il tuo rispetto in qualche altro modo. Ci penserò su. Mi serve che un uomo attento e astuto indaghi sul Gouverneur. Voglio sapere che cosa ha in mente e perché applica il Code Noir con più asprezza. La vita degli schiavi dipende da questo. Sono curioso quanto te. Farò quello che mi chiedi per gli schiavi. Forse in te... C'è davvero dell'onore. Ma dovrai travestirti. Tieni, indossa questa roba. Stracci da schiavi. Perché questi vestiti indegni? Vuoi forse che mi catturino? Indegni? Hai una stima così bassa dei tuoi fratelli schiavi? E tu hai forse stima di qualcuno? O siamo tutti pedine per te? Ah, ti piacerebbe esserlo. Non è un trucco. È solo che... Beh, le gouverneur de Fayet terrà presto una festa. E suppongo... che non sarò invitata. L'occasione eccezionale richiederà un gran numero di viveri e dunque di consegna la magione e qui entri in scena tu. Con la cassa ti mimetizzerai fra gli schiavi che portano merci. Una volta nella casa potrai spiare il buon gouverneur. Ma i guardiani non noteranno un uomo in più. Oh, non ti interessa affatto di me. Non ho mai visto un guardiano in grado di distinguere due schiavi. In ogni caso, stai attento. Intuisco che sei astuto tanto quanto forte. Te la caverai. Sì, signora. Ora ci siamo. Entra nella fila. Sta attento. Che cosa succede laggiù? Tutti in fila! Tu che sei? Un amico. È un gioco per te. No. Ci farai uccidere tutti. Un'altra festa del porco. Sei troppo compiacente.
torna! La infila! Ottimo! Mettete le casse laggiù, cher monsieur! Bene, ora basta divertirsi. Tornate al lavoro. Deve essere tutto all'altezza di un re per l'arrivo degli ospiti. Pigri bastardi, andrebbero frustati a sangue. Sono un santo, e come? Un santo per tollerare questo. Ah, che male ai piedi. A che serve lamentarsi? Non scorderò ciò che hai detto. Taci ora. Amico, le guardie cambiano spesso. Spesso, come il giorno con la notte. Grazie. Se sei un amico, dimostralo, straniero. Turno di notte. È la terza volta questa settimana. Spero che non mi succeda mai. Di questo passo resterai fermo qui in eterno. Pensavo che la dimora del governatore fosse interessante, almeno. Ma non riesco a sentire nulla. Dieu seul le sait, ma spero sia qualcosa di grosso. Hai ragione. È un mucchio di tempo che siamo qui a poltrire. Thank you.
posso pouvoir nous échapper? Costerà più di quanto avevamo calcolato all'inizio. Ho sentito che avete donato a una ragazza di Bastiene un bel gioiello. Che sia finito lì il denaro che manca? Quello che faccio con i miei soldi è affar mio. Che ne è dei fondi che ho versato il mese scorso? L'arte della navigazione è dispendiosa. Direi di sì. Se misuri tutto in seta e profumo. Navi spagnole disponibili, perché non usare una nave francese? Volete scatenare una guerra? La pace fra le nostre nazioni è fragile. Non dobbiamo suscitare sospetti di traffici. Il vostro nome verrà scolpito nella storia insieme al mio se mi fornirete fondi e una nave. Grazie dell'offerta, ma governare una colonia è costoso. Con il numero di schiavi che importate, pensavo aveste le casse stracolme. Anche gli schiavi non sono gratis, amico. Sono costosi da rimpiazzare. Quei poveracci muoiono prima di riprodursi. Anche la tratta degli schiavi beneficerà di una navigazione migliore. Meno incidenti. Questo sì che mi piace. Arrête! Je veux te parler! Tu finiras 6 pieds sous terre! Dangereux.
Cosa hai scoperto? Il governatore è un ingenuo. Nonostante le guardie, avrei potuto ucciderlo a mani nude. Del resto se lo merita. Perché hai bisogno di lui? Tengo stretti gli amici. E ancor di più i nemici. E tu da che parte stai? Vuoi dirmi quello che hai scoperto? Che cosa trama? Uno scienziato petulante, Godin, vuole fondi dal governatore. Pare si tratti di una spedizione di segreti nautici. Perché non sapevo nulla di lui? La mia intera rete ha deciso di ignorarmi. Il portuale pensa che gli offra le mie ragazze per pura gentilezza? Vuoi forse che indaghi ancora? Da uomo di mare, l'arte della navigazione mi intriga. No. Sì. Non lo so. Come vuoi. Ora vai, devo pensare.